Il Veneto dei capannoni. Fra 200 anni chi ci guarderà e guarderà a noi sicuramente dirà che noi siamo stati la civiltà dei capannoni. Nel bene, perché abbiamo prodotto ricchezza, e nel male, perché abbiamo consumato il nostro territorio e l'abbiamo anche rovinato per alcuni aspetti. Allora, la proposta di riusare i capannoni è una proposta fattibile, magari anche con dei vantaggi per gli imprenditori che sono disposti, no? Anziché andare via all'estero dove c'è mercato competitivo, no? Marketing competitivo, questa proposta di riutilizzo dei capannoni, che salverebbe anche il paesaggio, è fattibile? Come la vedi? Sì, innanzitutto grazie, grazie a Giuseppe Sbalchiero e a tutti gli artigiani per l'invito e per l'opportunità, grazie di cuore. Guarda, io ti dico una roba, noi, cioè, come, cioè, non è che c'è mezzo mondo che ha capito tutto e l'altro mezzo mondo che rincorre il problema perché non capisce. Io ho scritto un libro anni fa su questo tema, forse non l'ha letto nessuno, non sono così famoso, ma dico. E penso che tutti vicino a casa vogliano vedere non la spazzatura nel fossato vicino a casa, non vedere il degrado ambientale, vogliono sentire i merli che cantino la mattina. E cominciamo col dire che il valore del territorio è un valore che tutti noi riconosciamo. Non ci sono le menti elette che hanno capito tutto e gli artigiani coi CAI a manche che bisogna che gli spiega cosa cos'è l'ambiente. A me sembra chiaro questo, no? Lo dico perché questa amministrazione, cioè, sono qui molti assessori, fra l'altro Beppe Sbalchiero ha un merito, è riuscito a convocare una giunta che non riesco mai a convocare. C'è qui anche il vicepresidente che ha l'urbanistica, poi ve ne parlerà. Cioè, noi in tempi non sospetti abbiamo dato addirittura un incarico, ma il tema non è quello di continuare a dire, guarda, io ho girato il mondo. Non è che possiamo dire al mondo intero che siamo pieni di capannoni, finiamo con questa storia. Cioè noi abbiamo le colline, abbiamo la campagna veneta, c'è gran parte del nostro territorio che ancora ci permette di avere fatturato di 15 miliardi di euro con un'industria che non sia quella delle presse o delle officine o dell'inquinamento, che si chiama turismo. Facciamo 65 milioni di turisti all'anno. Ovvio che se continuiamo a dire al mondo intero che siamo quattro asini che sprecano e bruciano il territorio, è inevitabile, poi qualcuno dice, ma io non posso andare su in mezzo a una, che so, una raffineria a fare le vacanze. Noi abbiamo 65 milioni di persone, delle quali almeno il 30% straniere, che tutti gli anni scelgono di venire in Veneto in vacanze. E non li portiamo in mezzo alle zone industriali, credetemi. Allora abbiamo il primo tema, riconversione dell'esistente, archeologia industriale. Abbiamo coscienza del fatto che non serve più far capannoni, perché ce ne sono tanti di vuoti. Secondo tema, che nessuno mai tocca, neanche Paolini, su quale noi stiamo ragionando, che è l'archeologia residenziale. Guardate che il vero valore che hanno le nostre famiglie è quello di aversi fatto una casa con i sacrifici, no? Magari facendo gli emigranti all'estero e dopo tornando qua. La casa adesso, siccome è fatta negli anni 60, 70, isolata a Mase, brutta, è più facile e più comodo, come diciamo noi, a comprarsi l'appartamento nella nuova zona residenziale del paese, piuttosto che ristrutturare il vecchio. È un po' quello che accadeva nel dopoguerra, che si mollava le case di campagna per andare in città. Attenzione che queste case abbandonate, guardatele nei paesi, già si vedono, stanno diventando archeologia residenziale. Qual è la soluzione? Ci vuole una moratoria sull'edificazione. Prima si ristruttura quello che si ha e si fanno certi diritti acquisiti. Allora qualcuno dice che non si può fare. Noi avevamo una legge che si chiama 24, Bisognerebbe 24. dirlo ai comuni però questo, No, no? cioè, Cioè, si può normare questa cosa? Abbiamo dato un incarico al professor Barelli. Vi ricordate che avendo tre campi si poteva farsi una villetta in campagna? Ve lo ricordate? La regione, e non io, la regione di prima, l'amministrazione di prima, in maniera molto lungimirante ha detto, bene, Zoe manda al banco. 3 anni di tempo, chi vuol farsi la casa li fa. Dopodiché non si fa più. Oggi voi non riuscite con la campagna di proprietà farvi la casa come prima. Quindi io dico, noi dobbiamo dire, fatti salvi i diritti acquisiti, 2 anni, 3 anni di tempo per fare quello che dovete fare, dopodiché si ristruttura. Sapete dove è applicato questo sistema? In Svizzera. Perché le case in Svizzera valgono tanto? Perché non si possono costruire le case nuove. Tu ristrutturi quello che hai o demolisci e rifai dove hai. Non è la pensione garantita per le nostre famiglie. Non è un'eredità per i nostri figli, non è un valore patrimoniale per la nostra comunità. Quindi
Quindi noi dobbiamo riconvertire, però voglio anche dire che non è che 600.000 partite IVA sono cialtroni, perché a Polenta che ha mangiato Paolini l'ho mangiata io, l'ho mangiata tutti, perché certo. Se non c'era la partita IVA qui non c'era l'occupazione, qui c'era l'emigrazione. Cioè vorrei ricordare che questa terra ha conosciuto la prima ondata emigratoria a fine 800, che par tanti anni fa, ma io ho mio nonno che è nato in Brasile, e quindi l'America Latina ha conosciuto il periodo tra le due guerre e quindi un'altra ondata emigratoria e il dopoguerra. Belgio, Marcinelle, noi abbiamo lasciato i nostri veneti lì a Marcinelle. Francia, Svizzera, America Latina ancora. Questo, Luca, è un dato acquisito, però allora penso che il Veneto oggi abbia un problema, quello di avere ancora sviluppo, di continuare il suo sviluppo nelle diverse forme rispetto a una volta, che è stato un sviluppo repentino enorme, ma anche quello di presidiare, preservare il territorio proprio in chiave turistica. Sì. Ma allora, il concetto però che dicevi prima tu, non abbiamo solamente Capannone, abbiamo anche, capito, un PIL legato al turismo. Forse il problema della comunicazione di questo non spetta solamente ai giornali, ma forse è anche un problema di autorappresentazione. Cioè la regione, la politica, tutta la classe dirigente veneta forse dovrebbe porsi questo problema. Quindi molto rapidamente, cosa, siccome è uno dei temi fondamentali anche per uscire da questa crisi, no? Tutto il mondo, i paesi del BRIC, no? Stanno creando le classi medie, qua devono venire, in Italia e in Veneto, dove c'è la bellezza. No, siamo la Repubblica della Bellezza. Una risposta in un minuto per il turismo, cioè noi abbiamo, cosa stiamo facendo, che idea si può avere per attrarre e per far cambiare questa immagine che si ha del Veneto, no? Di terra di Capannoni, nelle fortune che ha avuto anche questa terra. Ma guarda, che l'emergenza consumo del territorio sia un'emergenza acquisita da tutti è poco ma sicuro. Che il Veneto abbia un'immagine di terra dei Capannoni, se ce l'ha da qualche parte, è il merito solo dei veneti e chi parla in sì. giro per il mondo di questo fatto. Cioè, un discorso è dire io vendo Dubai, vendo le torri, vendo il mare, vendo il lusso e fine. Un discorso è vendere le città murate, i 32 milioni di presenze turistiche sulle spiagge, i 9 milioni di presenze turistiche, quindi il lago di Garda, le città d'arte, l'enogastronomia, le Dolomiti. Voi capite che non è facile organizzare un'azienda, cioè voi immaginate uno stand in qualsiasi fiera internazionale del Veneto e di una comunità che è un monoprodotto, pensatelo aziendalmente. E noi dobbiamo continuare ad essere presenti nella promozione cercando di valorizzare il territorio, e non è facile perché abbiamo molto da comunicare. Poi noi abbiamo due limiti naturali. Sul web, ad esempio, perché la nuova frontiera ormai è il web. Ma noi lo stiamo facendo, però vorrei ricordare, anche qua i sempre i soliti ben pensanti che fanno lezioni, ma la Spagna. Signori, la Spagna ha innanzitutto delle catene alberghiere che si rifanno magari ai tour operator TUI, Thomas Cook, tedeschi. Quindi hanno l'aereo, l'agenzia di viaggio e il villaggio. Da noi c'è la piccola e media impresa anche nel turismo, c'è un albergo e mezzo, due alberghi a partita IVA. Quindi è colpa degli imprenditori? No, è un merito degli imprenditori. Perché voglio ricordare che Bibione, che è la spiaggia che fa 8 milioni di presenze turistiche, ha celebrato i suoi 50 anni 3 anni fa, cioè vuol dire che qualcuno è andato a togliere la canna a palustre e ci ha fatto gli alberghi 50 anni fa. Noi dobbiamo ringraziare i nostri imprenditori, perché è facile parlare di internazionalizzazione, ma se questi signori qua non prendono la valigia e vanno in giro per il mondo a vendere i loro prodotti, frutto del loro ingegno, qua se aspettiamo Roma è zero, chiaro? Ascolta, parliamo di crisi, visto che siamo in un contesto di produzione e di lavoro. Nessun economista in questo momento sarebbe in grado di dirci quando finisce questa crisi. Vuoi provarci? Ma guarda, io non ho la sfera della verità, questa è la domanda che mi fanno tutti quando mi incontrano. Penso che la crisi sta concettualmente nel concetto di crisi che inizia e finisce. Il tema è quando finirà. Incontro molti imprenditori che mi dicono io sto immettendo quel po' di risparmi che ho risparmiato per una vita nell'azienda per cercare di tenerla in vita, no? E ossigeno. Personale e pensiero. Questa è una crisi che è una crisi della bolla produttiva e della bolla dei consumi. Cioè, spieghiamoci, noi abbiamo capito che i cittadini non possono cambiare il frigorifero tutti gli anni e non possiamo neanche, banalizzo il concetto, non possiamo neanche pensare che dobbiamo indurre il consumo di un frigorifero all'anno perché qualcuno deve produrre uno all'anno, cioè deve produrre un frigorifero per ogni cittadino.
Noi pian piano lo stiamo già facendo in questi 4 anni. Provate a pensare come è cambiato il nostro modello di vita negli ultimi 4 anni. Abbiamo ridotto i consumi, facciamo più attenzione se c'è una luce accesa, magari una volta si passava e si lasciava la stanza con la luce accesa. Quanti hanno riniziato a guardare le bollette nelle famiglie del gas, dell'acqua, della luce, tutte queste storie qua? Stiamo riallineando i nostri consumi e le aziende ovviamente vanno in crisi perché stanno riallineando le loro produzioni. Quindi la crisi, io penso che alla fine ne usciremo naturalmente. Poi c'è il Big Bang, lo dico sempre, abbiamo parlato 50 anni del muro di Berlino. Tutti hanno ipotizzato la soluzione per demolire il muro di Berlino. Una notte 4 ragazzotti di 20 anni sono saliti sul muro e l'hanno tirato giù. E da lì è iniziata una nuova epoca. Con il crollo di Lehman Brothers noi abbiamo avuto il Big Bang, cioè è arrivata la crisi. Quanti imprenditori trovo e mi dicono, ma se fino a 2 o 3 giorni prima tutto andava bene, 2 giorni dopo è che sarà la crisi. Però è altrettanto vero che non è da escludere che arrivi anche il momento che dà il cambio. Nel frattempo noi cosa facciamo? Cerchiamo di fare l'impossibile per immettere risorse e denari nell'economia del Veneto. Ti faccio una domanda che segue a quello che stai dicendo. La politica, quindi, in particolare la regione, cosa può fare per chi lavora e chi produce? Te lo dico chiedendoti di leggere il messaggino che mi hai fatto vedere prima, che è arrivato questa mattina, mi pare, da un produttore veneto che scrive 4 righe molto illuminanti. Allora, questo l'ho ricevuto, lo dicevo prima al direttore, che ringrazio, entrando qui. Ciao Luca, so che stamattina hai l'incontro con gli artigiani, un vostro associato sbalchiero questo. Sono appena tornato da Monaco per la fiera dove espongo. Ho avuto un grande successo presentando un prodotto esclusivo. È un artigiano. Ora dovrei assumere almeno 10 persone e mi troverei con 24, cioè ne ha già 14. Con i vari oneri per il superamento dei 15 dipendenti dovrei aumentare il prodotto del 30% andando fuori prezzo, cioè costerebbe il 30% di più. Quindi, o vado in Austria, o devo tirare a campare. È triste, non ti pare? Ma facciamo un'altra società. La verità è che quest'anno se ne sono date 7.000 imprese dal Veneto. E se vanno in Austria non è che gli piace mangiare i canederli o vedere i boschi, perché questi mangiano soppressa, polenta, baccalà, però, sono Luca, nostri. Posso chiederti una cosa? Allora, io alle volte ci arrabbiamo, che, allora, intorno a noi c'è il Trentino Alto Adige, c'è il Friuli. Il Friuli ha meno, voglio dire, contributi. Il Trentino Alto Adige ne ha molti di più. Le aziende turistiche, in particolare, della provincia di Trento e di Bolzano, che confinano con le nostre, ok, sono 70 volte più ricche, danno soldi a fondo perduto. Allora, vogliamo finirla con questa finzione? So che voi difendete le autonomie, so che, voglio dire, non si può andare a prendere al Trentino Alto Adige quello che finora ha avuto, ma voglio dire, in un'Europa che non ha più confini, che senso ha ancora che esistano questi privilegi sugli stipendi degli insegnanti, sui contributi alle imprese? Allora, come governatore, perché non hai il coraggio di dire basta? Ma noi l'abbiamo detto basta, l'abbiamo detto anche con delle modalità chiare, lo diceva prima il dottor Bellati. Quando il Veneto dichiara di avere un residuo fiscale di 16 miliardi, vuol dire che noi paghiamo tasse e tutta la molla delle tasse, di queste tasse, 16 miliardi restano a Roma. Cioè vuol dire che ogni cittadino veneto, 2.530 euro, li versa come solidarietà a non si sa chi. Anche i trentini, eh? Anche certo, ma i trentini hanno molto di più di quello che ha il Veneto, allora, in virtù di accordi a patti legati al clima post-bellico. Hanno ancora senso oggi? Questa è la mia domanda. No, non ha senso, però la vera battaglia è togliere l'autonomia a Trento e Bolzano o averla noi? Dalla seconda partita, okay. Se pretendi, no? Sai che non perché, è, sai che come non è possibile come si diceva una questo. Volta, il comunismo è un'equa divisione del malessere. E allora se è equa divisione del malessere a me non va bene. Io voglio che i veneti abbiano autonomia, perché se dobbiamo far togliere a loro l'autonomia significa che noi diventiamo veramente, cioè, schiavi di Roma. Ma lasciatemelo dire, perché se Roma avesse il coraggio di applicare in queste ore i costi standard del Veneto, cioè i costi della nostra azienda veneta, sapete quanto risparmierebbe a livello nazionale? 28 miliardi di euro.
28 miliardi di euro. Solo sul fronte del personale verrebbe fuori che abbiamo 600.000 dipendenti pubblici in più in Italia. Cioè, se tutte le regioni avessero i dipendenti pubblici come il Veneto, si passerebbe da 3 milioni e 600.000 dipendenti a 3 milioni di dipendenti, risparmiando, fra l'altro, in generale, non solo con i dipendenti, 28 miliardi di euro. Allora, è meglio tassare ancora le nostre imprese o imporre ai siciliani che abbiano i parametri del Veneto nella loro spesa pubblica? Senti, voi in questi giorni in particolare sono tornate alla ribalta due temi che erano diventati molto laterali in questo neocentralismo che ha allontanato un po' l'idea di federalismo, ma non per colpa tanto di un antifederalismo quanto di una spending review che in tutta Europa ha portato i governi a centralizzare le partite di spesa. Detto questo, però, non si parla più di federalismo, se ne è parlato per 15 anni, oggi non se ne parla più. Tornano invece a galla in questi giorni due cose. Uno, c'è convocato un consiglio regionale, quindi un organo istituzionale, in un consesso istituzionale, sulla indipendenza del Veneto. Due, tu hai chiesto poteri speciali in questi giorni alla regione, allo Stato sull'alluvione, e hai chiesto anche forme di autonomia in base ad uno studio sulle possibilità concesse dalla Costituzione, articolo 119. Allora io ti chiedo questo, sono tutti velleitarismi, cose che sappiamo già che sono impossibili, o c'è un piccolo fondo di verità, cioè c'è una capacità, forme di lobby, di dialogo, di capacità veramente di portare al Veneto delle forme di vantaggi competitivi, non perché deve avere di più, perché gli altri abbiano di meno, ma perché dà di più, ha più PIL, ha più avanzo fiscale. Quindi è tutta veleitaria questa battaglia del Veneto sull'autonomia, o veramente il Veneto, secondo te, può ottenere qualcosa, tra l'altro in questo momento di neocentralismo nel quale sicuramente i governi con difficoltà daranno forme di autonomia? Questo per non prendere in giro i cittadini, perché anche noi quando i giornali facciamo i titoli, Zaia chiede l'autonomia, referendum sull'indipendenza, cioè ci poniamo anche il problema dell'informazione che facciamo, perché sappiamo che sono balle alla fine. Allora, quale vera forma di autonomia potrebbe avere il Veneto secondo te? Non sono balle, è più o meno quello che dicevano i tuoi colleghi catalani prima di vedere 2,5 milioni di persone in piazza, perché loro pensavano fossero balle, però durante la partita Barcellona-Madrid, che ha fermato la partita e tutti in piedi hanno detto indipendenza, indipendenza. Se tu chiedi ai veneti se sono favorevoli all'indipendenza, la maggioranza dei veneti dice sì, perché se la gestione di oggi è questa, noi preferiamo l'alternativa. Allora i grandi padri del federalismo ci dicono cosa? Che il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi, il non federalismo li disgrega. Qui manca una risposta che sia seria. Guardate, la Costituzione è stata scritta da autentici federalisti. Il problema è la gestione che c'è stata centralista. Cioè, se i veneti dicono vogliamo essere autonomi, lo dicono perché non capiscono per quale motivo la Sicilia debba avere 25.000 forestali e tutto il Veneto 400. Cioè, quando qualcuno ce lo spiegherà, non mi risulta che abbia Dolomiti, no? Non mi risulta che abbiano grossi problemi di montagne, però ci sono 25.000 forestali contro i 400. Allora voi capite che se poi a questo ci aggiungo che tre regioni del sud hanno 5 miliardi di buco nella sanità e il Veneto tirando fiato, hai capito, per un polmone, cioè riesce ancora a chiudere i bilanci in attivo, si chiede ma che senso ha? Tu andrai in consiglio regionale a votare sì al referendum la richiesta di indipendenza? Ma guarda, io voterò sì. E se ci sarà referendum voterai sì? Assolutamente sì, ma ti dico anche di più. E il vero tema qual è? Il vero tema è che la richiesta di indipendenza, piuttosto che la richiesta ufficiale che fa la Regione rispetto agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, è la volontà di dimostrare che noi siamo persone per bene. Cioè, noi facciamo una proposta, vi faccio un esempio. Tutti i lavoratori hanno il TFR, la liquidazione per capirsi, il trattamento di fine rapporto. Noi versiamo dal Veneto, va nelle casse di Roma. Questi soldi, queste risorse vengono gestite tutta la vita lavorativa con una redditività dell'1%, alla fine quando uno finisce di lavorare gli arriva la liquidazione, giusto? Noi diciamo ma perché questi soldi non restano in Veneto, li mettiamo nelle opere pubbliche, quindi creiamo economia, perché dopo magari vorremmo anche le opere facciano solo i veneti, le mettiamo nell'economia e garantiamo una redditività del 4-5% ai lavoratori, visto considerato che se io devo andare a indebitarmi come ente pubblico
Oggi ho costi finanziari che arrivano all'8, 10, 11%. A me non sembra una banalità, però non si può fare. Cioè i soldi delle TFR, del TFR dei Veneti va a Roma per essere di fatto non produttivo. Quando in Veneto potremmo fare infrastrutture, ospedali, fare opere pubbliche e quindi migliorare e crescere. Io penso che i veneti si fidino di più della regione del Veneto che mandare i loro soldi nelle casse di Roma. Questo è poco ma sicuro, no? E allora, cioè, a me non sembra che queste siano proposte non realizzabili. Non le vogliono realizzare gli altri, per noi sono realizzabili e legali. Come? La signora dice che il TFR è un finanziamento dell'azienda, non di Roma. Era. Oggi è gestito da un fondo nazionale. Sì, no, lo dico a ragion veduta, ci abbiamo fatto uno studio al professor Antonini. Avete avuto qualche riscontro da Roma su questo o no? No, guardate, Monti ha un solo problema. Cioè, credetemi, io condivido molte azioni che ha fatto Monti, capiamoci. Ecco, diamo anche un giudizio quindi su Monti in questo capiamoci. Momento. Ha avuto il coraggio che noi non abbiamo avuto, prima roba, perché su alcune robe bisognava avere il coraggio di intervenire. Ha fatto delle promesse che non ha mantenuto, gli alti funzionari di Stato prendono ancora 700-800 milioni di euro all'anno, non è stato tagliato uno stipendio. La vera partita di Monti è che da manager, quale lui si è presentato, aveva due alternative, portare i libri in tribunale di metà Italia, che è tecnicamente fallita, perché un comune che ha 200 milioni di euro di disavanzo è fallito, non è che bisogna dare escape a risanarlo, è fallito, perché qui da noi i nostri comuni sono tutti in bonus, sono tutti con i bilanci a posto, oppure dire chi è che produce? Ah, il nord, facciamo pagare il nord. Ha fatto la seconda scelta. Guarda, questo non è un discorso politico, è un discorso oggettivo. Il patto di stabilità, sento qualcuno che brontola, beh allora brontolate di più. Noi abbiamo 1.300 milioni di euro bloccati, cioè abbiamo la cassa, abbiamo i vostri soldi in cassa a Roma, pronti per pagare le vostre fatture, non possiamo pagarvi perché c'è il patto di stabilità. Ma cosa sarà mai sto patto di stabilità? L'Europa non ci ha detto di fare il patto di stabilità, poi non c'entra niente Monti col patto di stabilità, l'hanno fatto gli altri. L'Europa ci ha detto che gli enti devono avere il pareggio di bilancio, cioè entrate uguali uscite, carta da formaggio, no? Dicevamo prima, entrate uguali uscite. Quando sono arrivate le carte in Italia, hanno guardato entrate uguali uscite, hanno detto, cavoli, questa mese d'Italia fallita, metti via, ci inventiamo una roba tutta italiana, patto di stabilità, cioè facciamo che le entrate di quei sani siano uguali alle uscite di quei che spende tanto. Sistemato il problema. Avete mai pensato ad un atto di disobbedienza come hanno fatto qualche comune, ad esempio? Qualche comune, tipo la Rubinato a Roncade, piccolo comune, è uscita dal patto di stabilità, l'ha rotto, qual è la conseguenza che avrebbe dovuto pagare? Il fatto che non può più accedere a dei mutui, quindi è una cosa abbastanza relativa, no? Hai mai pensato, avete mai pensato voi in Veneto di rompere il patto di stabilità come atto provocatorio, pagare le fatture degli artigiani, degli imprenditori e andare incontro a determinate conseguenze svolgendo una, così, un'azione di disobbedienza civile forte? Ma guarda, è mai passato per la testa? Noi ci abbiamo pensato un milione di volte e ti devo anche dire che abbiamo fatto già un paio di patti verticali, nel senso che abbiamo dato anche risorse ai comuni per pagare i conti. La verità è che se noi lo facciamo da soli, se non ci fosse una chiamata di popolo, che io invito sempre a fare, ma noi siamo un po' rivoluzionari del sofà, no? Davanti a televisione con te il comando che abbiamo la soluzione della partita, della rivoluzione, dello Stato, ma siamo sul divano. I Veneti. Cioè, è un'accusa che quindi tu stai facendo. No, io non è che sto accusando i Veneti, io sto dicendo che abbiamo troppe persone esperte di come si fa la rivoluzione, ma alla fine sono sempre i soliti che gioca la partita del calcio. Allora io dico questo. Noi abbiamo fatto bene le verifiche, purtroppo non essendo un comune e avendo un grosso pachiderma che si chiama sanità, che compete a noi, significherebbe la riduzione di trasferimenti, per noi la penalizzazione. E io non posso mettere a repentaglio le cure delle persone per fare un atto dimostrativo su Roma. Mi spiace ma non lo farò mai, perché prima viene la salute dei veneti. E su questo io non transigo. Sapete che battaglia stiamo facendo sulla sanità, la portare. Se qualcuno toccasse la sanità vi dico che ci mettiamo di mezzo anche sulle rotaie, ma su sta partita qua
o si fa una chiamata di popolo, ci sono 581 comuni, e io faccio la, noi facciamo la prepista, ma da soli ci si fa solo che male. Andiamo a fare le ultime domande, veloci. Renzi, Grillo, Giannino, la gente riempie i teatri e va da loro. Tu sei stato il più giovane presidente di provincia d'Italia e sei ancora giovane come presidente di regione. Cioè, siete veramente finiti? Cioè, siete vecchi? Questo sta dicendo la gente. In Grillo sembra essere il primo partito oggi. Il voto, mi pare, lo scenario è molto liquido, come minimo. Non so, è una domanda ovviamente certo. provocatoria, perché quello che noi vediamo è questo. 1000 persone da Giannino a Padova, 3000 persone da Renzi a Verona, Grillo che riempie, cioè come vi sentite? Ma guarda, io penso una cosa. E soprattutto, e avete delle, se per caso avete anche delle colpe, cioè la politica forse di fronte ad un contesto nel quale la gente ha buttato lacrime e sangue, non avrebbe dovuto e potuto un po' emendarsi e anziché prendere, che so, un consigliere regionale 10.000 euro al mese, prenderne solamente 9? No, insomma, diciamo che non sono 6, di media, no, non sono 6. Un consigliere regionale più gli emende più tutto? Sono solo 6.000 euro. A noi abbiamo dei conti un po' diversi. Comunque, la domanda che faccio io è questo. Sono 6, 7, 8 mila lire al mila euro al mese e non voglio fare il demagogo. Questi sono i dati. Questi sono i dati, in alcune regioni sono anche 14, 12, 13. Ok, quindi sicuramente il Veneto è molto più virtuoso e devo dire che il Veneto ha fatto anche dei passi rispetto alle altre regioni, però voglio dire rimangono 6-7 mila lire al mese, 6 mila euro al mese li prendono manager che hanno 250-300 dipendenti, un consigliere regionale, ma non voglio fare un'accusa ai consiglieri regionali del Veneto in assoluto, un consigliere regionale per ruolo istituzionale che non ha responsabilità penali, civili, certo, fa le leggi, poi andiamo a vedere che leggi si fanno anche, no? Cioè, la politica non avrebbe dovuto un po' emendarsi e buttare un po' di sangue? Cioè, la gente non è che riempie i teatri da Grillo, da Renzi e da altri, proprio anche per questi motivi? Ma guarda, io ti dico questo, penso che il risultato elettorale... Premetto che io non ho mai, cioè dico, ho sempre fatto l'amministratore. Penso che il risultato elettorale di queste forze politiche, perché tali sono, sarà un risultato importante. Io spero e tifo perché questi signori vadano a governare. Ma ti spiego perché. Perché in questi anni, io ne ho visti tanti esperti del lunedì della schedina, no? Cioè, un discorso è vedere la partita dalla tribuna di calcio. E un altro discorso è andare a bordo campo e dirigere i giocatori e riprendersi responsabilità. Cioè, tu non è che puoi dire che vai a fare la casa di espansione a Caldogno e la fai in una notte, perché poi tutti noi sappiamo che ci vogliono 2 anni, sono 46 milioni di finanziamento, ci sono 200 ettari sui quali fare gli espropri, c'è tutta una procedura. Poi sei giovane o non giovane, Renzi ha più o meno la mia storia, io non ho fatto il portaborse, lui ha fatto il portaborse, io non ho sostenuto Prodi, lui l'ho sostenuto, e ha fatto il presidente di provincia, ha fatto il presidente della... è il sindaco della città, fa quello che vuole. Io penso una cosa, quando voi vedete qualcuno in TV e soprattutto che è sempre presente, in generale pensate sempre che Mandrake non esiste, o fai una roba bene o ne fai 2 male o 3 peggio, punto. Io dico solo questo, io ho avuto un sacco di offerte in politica, lo sapete, potevo diventare vice di Maroni, potevo fare quello che volevo. Ho sempre detto, i veneti devono avere un governatore a tempo pieno, punto e basta. Le segreterie di partito pensino al partito, gli amministratori devono pensare all'amministrazione. Ti faccio un'ultima domanda. Allora, io ritengo che a nessun politico abbia ordinato il dottore di fare il politico. Certo. Quindi se si mette in politica deve saper dare delle risposte, deve avere competenze, deve avere capacità politica. Alluvione, Caldogno, 50 contadini che fermano, speculando o meno, fermano il progetto per la costruzione di un bacino. A valle ci sono 2 città, Vicenza e Padova. Ci sono centinaia di milioni di euro di danni ipotizzabili nel caso di un'altra alluvione. Ci possono essere morti e feriti. È possibile che di fronte a questi 50 contadini la politica, la regione, il governo, qualsiasi soggetto non riesca d'imperio a prendere e a risolvere il problema in un giorno, 2 giorni, 1 mese, 2 mesi? Cioè la gente non capisce.
Allora, so benissimo che c'è la questione della proprietà privata, che ci sono le leggi, tutto quello che volete, ma ci sono le leggi obiettivo, ci sono le forzature, ci sono, voglio dire, c'è un modo anche per risolvere un problema, perché non è possibile che un bacino arrivi 5 anni dopo un'alluvione, cioè 2 sono passati e fra 3 sarà pronto. Chiaro? Io mi chiedo dove eravate quando lo dicevo io 2 anni fa. Noi. Cioè, però non c'è il bacino. No, ma scusate, noi. Cioè, che c'entra? Allora, come si dice in Veneto, bisogna che se guardiamo sulle baie dei Oci. Perché se vogliamo... Allora, io a volte sento cittadini che mi fanno lezioni di opere pubbliche e se gli arriva l'imbianchino in casa per ridipingergli il soggiorno a Pasqua, prima di Pasqua, sapete, si lavano le tende nelle case, no? Giusto? Beppe. Dopo arriva Beppe e dice che fermo la pittura del soggiorno, vanno in tilt una settimana e non capisce più niente. Noi abbiamo ereditato un'alluvione. Siamo il 1° di novembre 2010. Che c'era qualcuno in Veneto che si occupava di alluvione prima? L'ultima cassa di espansione in Veneto è stata fatta 80 anni prima, è il bacino di Montebello. Arriviamo, bella alluvione, portiamo a casa le risorse con il governo Berlusconi, perché è il caso di dirlo, no? 376.994.000 euro. Realizziamo 812 opere, se qualcuno ha dubbio vi do io nome e cognome di ogni opera, 812 opere per 137 milioni. Cioè, cominciamo col dire che se Vicenza non è andata sotto acqua, come poteva andare sotto acqua in virtù di queste opere? Cominciamo col dire che Caldogno è andato sotto acqua in virtù di queste opere. Montelivenza è andata sotto acqua perché abbiamo fatto 2 chilometri di argini. Ma non si può sempre dire piove governo ladro, prima roba. Poi abbiamo 12 casse di espansione da fare. Se volete vi leggo tutta la professione. Caldogno, noi siamo in gara, ma i contadini, io rispetto gli agricoltori, guarda, li rispetto fino in fondo. Abbiamo una legge da applicare e si va avanti. Non vogliono darci poteri speciali, andiamo avanti. Ma il problema dei contadini adesso, con tutto il rispetto per tutti, non è il problema di Caldogno in questo momento. Noi abbiamo realizzato il progetto, fatto novembre 2010, abbiamo preso un pezzo di terra, abbiamo fatto, portato a casa il parere della commissione tecnica regionale 23 febbraio 2012, beni ambientali 21 febbraio 2012, compatibilità ambientale via 13-11 e dove cavolo c'è? Eccola qua, 10, ho perso la data, Vinca, un'altra commissione, sovrintendenza e beni archeologici 19 settembre 2011, bonifiche ambientali, noi siamo pronti, andiamo in gara, espropri si chiude positivamente, sono felice, non si chiude positivamente, fermo l'opera. È un falso problema quello degli espropri, faranno i ricorsi, ok, affronteremo i ricorsi. L'opera sono centinaia di ettari, invaserà 3.800.000 metri cubi, ci vogliono 2 anni per realizzarla. Quali sono i risparmi di tempo che si possono fare? Se il governo mi dà poteri speciali, li stiamo chiedendo da sempre, posso avere delle procedure semplificate. Però vorrei ricordare che non è che siamo fermi da 2 anni perché i contadini non vogliono darne a terra. Cioè i 2 anni noi li abbiamo utilizzati per fare 812 opere, fare i progetti, dargli incarichi, avere tutti i pareri e siamo pronti, tanto è vero che per noi entro fine anno quest'opera va in appalto assieme a Trissino, un'altra cassa di espansione della quale non si parla. Però vorrei ricordare che stiamo parlando di opere pubbliche, perché adesso qua tutti sono esperti, ma non è facile fare una cassa di espansione. Cassa di espansione significa un lago artificiale che invaserà 3.800.000 metri cubi. Noi stiamo facendo l'impossibile, siamo convinti di consegnare a fine mandato un Veneto che avrà i suoi bacini, capisco l'impazienza dei cittadini, ma è come quando ti arriva la tromba d'aria, c'è l'assicurazione, io ogni anno lo dico attenzione, con 50 euro ci si assicura perché non vi danno più i soldi per la tromba d'aria, non ci sono più, se ci dicono sempre di no a Roma, e ogni anno arriva il comitato. Cioè l'alluvione è la vera partita, sai quale sarebbe la vera soluzione? Che il governo identificasse il dissesto idrogeologico come l'obiettivo nazionale e desse potere speciale ai governatori e finanziasse con linee di spesa, invece di fare il ponte sullo stretto di Messina, facesse e desse quei miliardi di euro alle regioni per fare interventi contro il dissesto. Questa è la verità.
Quindi, riassumendo il tutto, il Veneto paga un grande scotto, produce molto di più di quello che riceve, la colpa è di Roma o comunque di un sistema che non riconosce questo al Veneto, l'unica strada è l'autonomia e l'indipendenza. Beh, assolutamente sì. Ho riassunto bene o riassunto male? Tu hai riassunto benissimo. Io penso che quello che tutti noi veneti può accarezziamo come idea, no? È quello di essere padroni a casa nostra. Significa che i soldi e le nostre tasse diventino soluzione dei problemi. Però permettimi di dire ad amministratore, non è neanche più un problema di tasse, la burocrazia ormai sta ammazzando anche gli enti pubblici. Cioè noi siamo imbarazzati di fronte a un cittadino che ci chiede un'opera e sappiamo chi so quando fa una strada, il giorno che l'annuncia sa che andrà a inaugurarla dopo 5 anni. Noi non siamo gente che fa le strade in 5 anni, noi le facciamo in una notte le strade. Ma comitati, quindi. Finisco con una provocazione e chiudo perché sennò... Stai parlando di signor No, dei comitati, no, cioè, dei ricorsi. Ma noi comitati, guardate, chiudo con una suggestione, non una provocazione. Della burocrazia. No, io spesso trovo gente che mi dice, Mattei ha ridisegnato la rinascita del paese dopo la guerra, Mattei è il fondatore dell'ENI per capirci, e De Gasperi, e tutti quelli che ha fatto le bonifiche, però signori, se uno solo di questi operasse con le modalità di allora, oggi, i va a torcere con la camionetta, Se va a torcere a casa, ma non perché è un delinquente, perché oggi tu corri e lavori sulla lama, sul filo della lama di un rasoio. Quindi è facile evocare queste figure, ma oggi io penso a chi ha fatto le bonifiche che chiamava a casa i contadini con la zappa e la pala per scavare i fossi nel Polesine. Se lo fa oggi, la prima roba arriva l'avviso di garanzia perché comunque c'è la protezione ambientale, si possono far fossi. Calmi. Fare una strada, una volta chiamava a casa l'impresa a fare la strada, oggi va a fare le gare, partecipano tutti, arriva quelli con l'impresa, arriva quelli con l'avvocato, sono le imprese che hanno solo gli avvocati, non hanno i muratori, i camion, solo gli avvocati, immaginate da dove vengono queste imprese. Ecco, gli esperti con gli avvocati. Se vince una di queste, tu Malta non ne vedi mai nel cantiere. Vedi solo avvocati e alla fine perderai anche la causa perché gli avvocati sono bravi. Allora voi capite, muovetevi in questo contesto. Non è facile, per questo dico che bisogna fare la rivoluzione. Perché questo è come un nodo, hai capito, insomma, un brutto esempio. Insomma, è un lazzo che si stringe e ci soffoca. Non va bene così. Non va bene così. Va bene, ti ringrazio. Grazie a voi e buona giornata. Ti ringrazio, grazie a tutti.